Il Comune di Confienza ha chiesto aiuto all'esercito per la sanificazione degli uffici comunali e della biblioteca. Dopo aver fatto richiesta tramite la prefettura, nel paese lomellino sono giunti gli alpini della brigata taurinense con il nucleo disinfettori del reggimento Nizza Cavalleria I di Bellinzago Novarese. Sotto la guida del tenente colonnello Marco Bernardone, ufficiale medico veterinario, sono state compiute tutte le operazioni di sanificazione previste dalla normativa. Per conoscenza personale, siamo venuti a conoscenza del fatto che l'esercito svolge questo tipo di attività in diverse situazioni dove necessita, soprattutto per gli enti pubblici, per l'RSA e per i luoghi di culto. E allora attraverso un locale residente che è di stanza Bellinzago abbiamo chiesto l'indirizzo dove poter inviare formale richiesta per l'intervento di sanificazione. Così abbiamo fatto, siamo stati contattati dal Reggimento Cavalleria nella persona del capitano Gian Contieri, con cui abbiamo concordato le modalità e la data per l'intervento da effettuarsi e i locali interessati a questo tipo di sanificazione. Ora sono presenti, mi dicono che in un'ora l'operazione verrà svolta e il comune sarà messo in sicurezza come da previsto il decreto della Presidenza del Consiglio. Sono 70 i nuclei dell'esercito messi a disposizione dal Ministero della Difesa su tutto il territorio nazionale per operazioni di sanificazione di edifici pubblici e luoghi di culto. I nuclei disinfettori della Brigata Alpina Taurinense in particolare hanno già operato nelle scorse settimane con altre unità e forze armate in strutture ospedaliere del Bergamasco e dell'Odigiano, svolgendo anche assistenza di base nelle aree dove i medici erano in malattia. I protocolli per la disinfezione utilizzati dal personale militare prevedono due passaggi. Nella prima fase si detergono gli ambienti con sali di ammonio quaternari, che rimuovono lo sporco e fungono da attivatori delle sostanze utilizzate nella seconda fase. Una soluzione di ipoclorito di sodio, la comune candeggina, che uccide gli agenti biologici. Si tratta di combinare l'esigenza di sanificare gli ambienti con la necessità di non rovinare gli oggetti, come ad esempio i libri. Dopo i due passaggi i locali vengono chiusi, si lascia passare un'ora per permettere ai prodotti di agire, dopodiché si può aprire e dopo un'opportuna aerazione i luoghi tornano frequentabili.